È ovvio che tutto quello che noi oggi andremo a dire servirà sicuramente in termini di discussione generale, perché so che anche in tempi passati la politica pagana è stata sempre vicina ai problemi in particolare di questa azienda. Però tutto quello che noi oggi andremo a dire servirà soltanto ai fini della, diciamo, della discussione generale, perché non abbiamo in mano nessun elemento per poter capire come muoverci. Perché, come voi sapete benissimo, in rapporto a quelle che sono le ultime norme della legge Fornero, in un caso come questo della Telis non è prevista nemmeno la cassa integrazione, se non a fronte di una chiara manifestazione di interessi di un imprenditore che deve a sua volta dimostrare ufficialmente di avere le capacità per poter acquisire le attività e lo beneficio. Un summit questa mattina con i lavoratori della Telis, ma anche alla presenza del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picaroni. A lui avete esposto un po' quella che è la situazione attuale. A quanto pare si farà portavoce in Regione presso l'assessorato alle attività produttive al cospetto del Governatore. Riteniamo, ecco, che in questa fase bisogna tutti quanti lavorare per portare il risultato positivo a Pagani, ma non solo, ma all'agrocinino sarnese, per far riprendere le attività alla Telis e quindi e dare un percorso positivo a questi lavoratori. L'onorevole Picaroni si è impegnato per sostenere questa vicenda sia all'interno della propria commissione, se ce ne sono le possibilità, oppure all'interno della giunta regionale con l'assessore Lepore, per poter sostenere questa vicenda a livello del Ministero delle Attività Produttive. Il 3 ci sarà un incontro presso il curatore fallimentare, da lì poi tutta una serie di procedure, cioè il fallimento e la mobilità che pende sul capo dei lavoratori. Sì, ritenevamo una data irraggiungibile questa, però adesso è fattiva, il 3 è vicino, quindi dobbiamo essere tranquilli, perché già il fatto che la curatela è stata convocata al Ministero, ci è stato questo incontro convocato per il giorno 3, poi aspettiamo se effettivamente c'è questa volontà imprenditoriale di subentrare i 25 giorni, li spendiamo entro il 25 agosto per vedere se la realtà è concreta e se questa proposta effettivamente può dare un riscontro favorevole e positivo a tutta la vertenza. Dovere istituzionale di un uomo delle istituzioni, di un uomo che sta nelle amministrazioni pubbliche, che fa le campagne elettorali, è quello di essere dalla parte soprattutto delle persone che hanno bisogno, in questo caso di lavoratori portatori di una grande storia industriale e che in questo momento hanno il problema di una prospettiva che manca. L'azienda in questione, la Telis, credo sia fallita e c'è un incontro prossimamente con il curatore fallimentare a Roma per vedere se c'è una proposta, un progetto di ripresa aziendale. Da parte, le competenze sono in questo caso ministeriali, per vedere se è possibile procedere con cassa integrazione in deroga e per vedere se è possibile riprendere appunto la produzione. Ci sono delle commesse da parte della regione e delle istituzioni territoriali, degli enti locali territoriali, c'è la necessità di seguire da vicino questi sviluppi e vedere se dal nostro versante possiamo dare una mano. Faremo senz'altro tutto quello che è nelle nostre possibilità, sapendo che in questo momento questi passaggi sono fuori dalla nostra competenza, quindi attendiamo anche noi fiduciosi notizie che possono dare una prospettiva. Personalmente sono qui su invito appunto delle istituzioni locali per questo incontro e ho incontrato le rappresentanze per capire innanzitutto il problema e darò informazione anche all'assessore alle attività produttive e al governatore, sapendo che, ripeto, dobbiamo attendere gli sviluppi romani di questa vicenda prima di poter dire qualcosa di più concreto ai lavoratori che stanno con ansia aspettando una parola sul loro futuro. Stamattina abbiamo acquisito un dato importante: avere vicino la regione, il comune di Pagani, è di per sé un fatto che ci fa ben sperare per il futuro. È ovvio che l'incontro di lunedì sarà importante, perché da quello si determinerà tutta quella che sono le vicende di un fallimento che andremo purtroppo a seguire nei prossimi giorni,
perché il curatore ha attivato già la procedura di mobilità. Allora le commesse ci sono, è fatto strano che questa è un'eccellenza di questo territorio. Pensate che questa azienda produceva contatori Enel, cioè tutti i contatori che abbiamo nelle case sono prodotti presso il sito di Pagano. Noi ci auguriamo che in questo momento ci sia un imprenditore che ha volontà di continuare questa impresa in questo territorio. Allora, se non c'è nessun imprenditore, la cassa integrazione non è prevista dalle attuali norme, perché la legge Fornero prevede che in caso di fallimento non è prevista cassa integrazione. In quel caso là il curatore sarà costretto ad attivare le procedure di mobilità, che sono procedure di licenziamento.